Ciao a tutti, a volte ricevo dei messaggi su come fare, mi chiedono, ricevo dei messaggi di persone che mi chiedono di fare la torta, una torta per la propria figlia o la cugina o la zia per il loro compleanno. E allora ho voluto fare questa torta un po' neutra, nel senso che anche cambiando dei colori, io l'ho voluta fare rossa e fucsia perché a me piacciono tanto questi colori, però naturalmente cambiando i colori si può utilizzare per chiunque. E spero che vi piaccia anche voi. Di solito per tagliare il pan di Spagna uso questo attrezzo, però oggi, siccome tutti non l'avete a casa, vi faccio vedere cosa faccio io. Metto un piatto all'interno, poi metto il mio pan di Spagna in questo modo e poi lo taglio con un coltello lungo a seghetto in questo modo. Così viene perfetto, tagliato in modo orizzontale. Quindi uso la base di questa teglia e lo metto al centro della torta e inizio a tagliare da qua. Alla parte di fuori. Taglio così per tutta la torta. Cerco di togliere le punte. Taglio qua per togliere gli angoli. La taglio a metà per mettere la crema dentro. Bagno la torta con un pennellino. E la lascio asciugare. Ho messo della frutta tutta sopra. Io ho usato delle banane e delle mele, però potete usare naturalmente quello che a voi piace di più. Metto la crema sopra. E la spalmo con questa spatola. Poi metto sopra l'altro pan di Spagna. Anche di sopra. Con questa spatolina tolgo tutta la crema in eccesso e la liscio anche. E adesso la metto nel frigo per farla indurire, per far indurire la crema un pochino. Com'è questo dotto? Questo dotto stavo da dolci! Zucchero di limone! È vero! Taglio tanti pezzettini di fiori, tutti diversi. Questa è una margherita. È di diversa misura anche. I
vado a posizionare sulla torta in questo modo. Questa volta ancora non li incollo, però. Mi serve soltanto per avere, per vedere dove li posizionerò. Quindi ho messo tutti i fiori attorno alla torta. Ho detto di non attaccarli perché adesso vi faccio vedere, quindi li voglio pulire un pochino. E cosa faccio? Li metto dentro questo setaccio, li metto sotto sopra, in questo modo, così, perché voglio pulita la parte di sotto. Quindi ho acceso il mio bollitore, mentre metto il bollitore sotto i fiori velocemente. Si puliscono e poi li metto qua sopra. Ecco, sono più puliti, come vedete. Questo era quello di prima, quindi con lo zucchero a velo. Invece gli altri, non so se notate la differenza, sono più puliti. Allora, cosa faccio? Vado a mettere quindi questo si chiama Rainbow Dust, lo vado a mettere sui fiori che ho appena fatto. Guardate, secondo me è un colore bellissimo. Allora, lo metto sopra i fiori e gli dà quella lucentezza in più. Secondo me è meraviglioso. E naturalmente è anche mangiabile. Quindi ne metto qualcuno più piccolo, così, in questo modo. Faccio altri fiori, questa volta un poco più spessi, perché li voglio mettere dentro il filo di ferro. Ho comprato questo filo di ferro rosa. Spesso mi chiedete la marca o chi li è, la misura. Ecco, questi sono quelli che ho comprato io, fili di ferro, ma vanno benissimo anche quelli che si usano per fare i gioielli. Quindi infilo questo fiore qua dentro il filo di ferro e ne faccio diversi, una decina, all'incirca una decina. Prendo i fiori che ho messo sopra il filo di ferro e li metto dentro questo tubicino che è fatto apposta proprio per queste cose. Dentro questo tubicino metto della pasta di zucchero che aiuterà a tenere fermi i fili di ferro. Quindi metto i fili di ferro qua dentro. Poi metto questo, invece questo lo voglio attorno così. Quindi prima che sapessi dell'esistenza di questo tubicino, io, a dire la verità, li avvolgevo tutti nello scotch. Però dicono che può essere dannoso, naturalmente, perché se un... Immaginatevi se un pezzettino di ferro va a finire nella torta e si mangia, e naturalmente può fare molto male. Quindi dicono sempre di usare questi tubicini, oppure magari tagliate proprio la parte dove l'avete messo. Allora, mi misuro il centro e metto il centro.